dire che questa deve essere l'occasione per discutere a tutto campo sullo nuovo statuto di autonomia, su quello che le possibilità e le prospettive che può portare a una revisione, e quindi la possibilità anche di dialogare con la gente, di aprirsi, di raccogliere indicazioni e di far vivere questo momento dell'autonomia in maniera molto intensa. Ecco, il resto verrà con le modifiche che speriamo possano essere condivise tra Stato, le due province autonome e la Regione, e che ci proiettino verso il futuro.